lo scarico, la discarica, i resti del Conte Biancamano, e poi ha invitato Vittorio Gassman a inaugurarlo. Alberto Merletto. Questo Tullio, questo è una Milano mai vista, questa è una condotta di epoca romana, rinvenuto in Piazza Missori verso Corso di Porta Romana. Durante i lavori per la linea 3 hanno ritrovato questi condotti risalenti all'epoca romana. Siamo vicini a San Giovanni in Conca, cioè Piazza Missori. C'è ancora, c'è questo. Ecco, guardate qua con il camminato. C'è ancora solo la cripta. Con il palazzo del Duomo, con il camminate sullo c'è sfondo. C'è anche la facciata però. Ecco, guardate tutti quei canali, quei che vedete negli scavi, sono tutti condotti di epoca romana che trasportavano cosa le hanno fatto? Li hanno ricoperti gli antenori. Purtroppo la metropolitana ci ha dato dei vantaggi e ha cancellato una delle cose che poteva essere una delle meraviglie di Milano, cioè le fogne. Le fogne, tutte a mattoni, con una parte per camminarci di fianco, tutto con protezione in legno, alte così, e la scritta in ceramica. Via Manzoni, non so, via dell'Orso, è una roba. Adesso vedremo l'immagine. Polverizzate, qualcuna c'è ancora. C'è qualche resto. Ecco, questo qui invece sono i tre navigli che è in Trestoniano, quindi il Naviglio Grande, il Pavese e il Naviglio della Martesana, il sistema dei navigli. Queste sono le celeberrime sorelle Ghisini, le sirenette. Forse che erano sulla fossa interna. Sì, al ponte di San Damiano. Al Parco San Piero. Sì, adesso sono lì dove c'è il laghetto del Parco San Piero. E queste sono le celeberrime cucine Via San Damiano. Sì, via San Damiano, esatto. Le celeberrime cucine economiche, c'è ancora questo palazzo. C'è ancora. Il Naviglio è la Martesana prima della chiusa dell'incoronata. Ecco, lì all'altezza di quel barcone c'era una deviazione che andava ad alimentare una delle prime piscine di Milano, ma soprattutto la prima piscina di Milano con le piastrelle sul fondo e la torre per i tuffi. Per i trampolini. Ecco, Questa è la celeberrima Cassina del Pom, c'è ancora, adesso in questo momento, in questo istante, diciamo, è dove termina alla vista il Martesana. Questo è il viale del Fiore Gioia, da lì poi il canale di Martesana si interra. Questa invece è una bellissima immagine della Darsena di Forza Cinesi. Quindi non è Porta Nuova, è di Melchiorre Gioia la Cassina del Pom. Melchiorre Gioia, no, ma è greco. È greco. Adesso è successo ancora. Questo meriterebbe una canzone. Più che la canzone è una poesia di altissimo livello, a mio parere, del grande Nino, di Nino Rossi, e qui parla appunto del tema ricorrente più che c'interno, che è la fatica. Dice, bei don scrusciare sulla praia, bagnare a fil d'acqua, lavava in cullena per tirare grandi futuri industriali di Milano. Ecco, loro lavavano. Noi abbiamo questa bella città, automobili, bei ca, luogo all'artista e una cosa. E questa poesia la dedico alla la dedicata proprio alla lavandaia, e qui le donne scrusciano sulla praia proprio si riparavano le ginocchia col brelin, questo aspetto onomatopeico, perché quando senti bei non scrusciano sulla praia senti proprio l'acqua, bagnata fil d'acqua, è incredibile. Questo è proprio poesia dell'animo, perché Nino era un operaio, riparava i flipper, ha fatto tanti mestieri, la fa anche quella. Sì, no, ma non, diciamo, a livello culturale era medio.
Sì, era, quindi era un maestro. Fredo un polmista. Ha cantato Nino Rossi? È la sua. Ma come, sì, la musica? Sì, sì, sì. Ma bisognerebbe sentirla, cantata da lui. Cantata da lui, perché non l'ho mai sentita cantata bene da altre persone. E anche lì all'inizio cita il cavallaggio di Tigre, proprio il cavallo di Tigre. È in acustico. Abbiamo rispetto. Sanno interpretare quello che hanno ideato, scritto, eccetera. Come nessun altro, ecco. La Franca qualche canzone la fa bene, ma la Franca fa inevitabilmente un po' di cantilena. Esatto. Ecco, lui oltretutto aveva delle pause straordinarie, quando bisognava sentirlo lui con la chitarra. Comunque, anche L'amore in campagna, esatto. In tanti lo cantano bene. No, fa una cantilena. Ma come lo cantava lui con la Yolanda. Ecco, il tema Nino Rossi, tema canzone milanese, teatro milanese, acqua, l'acqua nel teatro, nella letteratura, sarà uno dei prossimi appuntamenti che svilupperemo con Tullio. Quindi vedete, stiamo dando il via, secondo me, a dei momenti straordinari, perché avere qui Sergio Codazzi, lei di Sorrivoi, Tullio, Pino Biscardini. Andavamo proprio a sentirlo nell'osteria, che era proprio Cioè, non qua, qui non si parla per sentito dire, ma loro ne hanno vissuti questi momenti. Una dedica di Nino Rossi terrificante. Dilla. Cioè, come la dico, non potrei mai, tutte le parolacce del mondo le ha condensate in questo omaggio, secondo me. Terribile, devo ritrovarlo, è un disco sul disco. Ma una cosa terribile. Una roba brutta. Una cosa terribile. Ma quella là, come si chiamava? Le strofe lì che aveva... Ma quelle lui non ha mai rivendicato la paternità dei proverbi, anche perché due o tre c'erano nella cultura popolare, poi qualcuno ne ha aggiunto un altro. No, ecco. Questa era proprio farina del suo sacco, l'ha scritto davanti a me. Ecco, queste immagini dovevano essere proiettate durante la conferenza di Tullio, poi abbiamo deciso di...